arrivo di Cristina al villaggio della Speranza è un regalo. E noi che cosa diamo a Cristina come regalo? Una casa. Gli diamo una casa. Una cittadinanza onoraria, ho voluto significare, e un messaggio a tutta la città, che anche le persone che si trovano in uno stato come quello di Cristina, di Barbara, eccetera, per la città sono persone importanti. Siamo contenti di essere venuti, io cioè c'è stato martedì, mercoledì, io ho detto che aiuto molto le persone di fede, ho anche aggiunto che ce ne sono poche, però qui vedete che ce ne sono tante, speriamo che prosegui. Va bene, io sono qua, gli aiuti sono tutti ben accetti, speriamo di durare. Stiamo dicendo un bel sì al fatto che siamo una città capace di amicizia, capace di accoglienza e di assumersi delle responsabilità, in base a un'idea di responsabilità che sta scritta nei fondamenti del nostro comune, che oggi ricordiamo anche con la festa di San Petronio. Cioè noi siamo liberi perché siamo responsabili. Un'altra libertà non ci interessa e quell'altra libertà ci porterebbe al declino come città. Signor Romano, signora Cristina, io sono veramente felice che siate riusciti a arrivare a Villa Pallavicini. Da cittadini onorari finalmente sarete cittadini bolognesi a tutti gli effetti e residenti, e io penso che noi dobbiamo fare di questa giornata davvero l'inizio di una maggiore attenzione a questi temi come città. Sono molto contento che il Consiglio Comunale almeno una volta sia riuscito a votare una cosa all'unanimità, ed è molto bello che sia riuscito a farlo proprio sulla cittadinanza onoraria a Cristina. Una città che, se inizia questo percorso, non solo su questo caso ma su altri, deve fare un patto che sta nelle proprie radici e nella propria pratica quotidiana. Noi insieme dobbiamo volere una città dove la vita valga molto. Su questo dobbiamo lavorare anche in questa situazione difficile, perché c'è la crisi, perché c'è la disoccupazione, ma non possiamo dimenticare le persone che hanno bisogno di essere accolte e anche in questa crisi avere una speranza per il futuro.